Ciao a tutti, io sono Alberto Salvati, sono lo station leader, il capo spedizione della base Concordia e oggi insieme andremo a scoprire questa base, l'unica base in Antartide che è stata costruita ed è gestita da due paesi, la Francia e l'Italia. Due torri, la torre Quieta e la torre Rumorosa, sulla quale svettano le bandiere dei nostri paesi, l'Italia, la Francia, l'Europa e l'Olanda. Queste sono le cittadinanze delle persone attualmente presenti. E qui ci sono i loghi delle organizzazioni che gestiscono le spedizioni in Antartide, il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, il PNRA e l'Istituto Polare Paul-Émile Victor francese. Benvenuti a Concordia! Nell'edificio calmo abbiamo un piccolo ospedale, piccolo ma attrezzato, dove troviamo la dottoressa Faraldi, che sembra appena scesa da una sella rovente e invece è tutta intenta a fare il controllo degli strumenti medicali. Ciao Albertino, ciao ragazzi, sono Loredana, medico della stazione. Mi prendo cura di tutti questi pazzi che avrete visto nel video. Al primo piano abbiamo le nostre camere. Questa è la mia cameretta, Blue Eagle. E al secondo piano abbiamo i nostri laboratori, astrofisica, fisica dell'atmosfera, magnetismo, sismologia, meteorologia e il laboratorio di glaciologia. E ora scendiamo giù nel cuore della base, dove ci sono i motori che producono l'energia elettrica che serve poi per fare il riscaldamento, per l'illuminazione, per tutte le altre attività. All'interno il rumore è molto molto forte, quindi per forza bisogna mettere queste cuffie. Andiamo a vedere. E qui c'è Sylvain che sta facendo un'operazione molto particolare, la manutenzione a uno di questi motori, lo ha aperto, ha cambiato le valvole, ora ne sta facendo la calibrazione, il sincronismo deve essere perfetto, è un'attività molto molto delicata ed importante. Qui a Concordia si cerca di mantenere bassi i consumi e di risparmiare ovunque sia possibile, ma non solo, per esempio si cerca di riciclare tutto. Dall'acqua anche al calore. Il calore infatti prodotto dai motori serve poi a riscaldare l'intera base. E adesso entriamo in una stanza molto molto importante. Ah, ecco. Ciao Vivienne! Ciao! Ciao. Sono Vivien, capo tecnico idraulico. Siamo qua in impianti di riciclamento dell'acqua. Riciclamo 85% dell'acqua nella base e questo è importante. Vivienne, il nostro capo tecnico. Se la centrale elettrica è il cuore della base, adesso andiamo a vedere la mente della base. Stiamo per entrare in una stanza molto importante, è la sala radio, che monitora e controlla tutto quello che accade nella base, nonché sala dell'ICT. Radio, Wednesday. Ciao Luca. Ciao Alberto. E tutti questi pannelli a cosa servono, Luca? Mi aiutano a tenere un po' sotto controllo la situazione per quanto riguarda quello che sono le comunicazioni verso l'esterno. C'è un monitor che controlla lo stato della connessione internet,
un monitor che controlla lo stato degli apparati satellitari e in più una telecamera infrarossi per aiutarmi a controllare o mantenere, diciamo, sott'occhio l'equipaggio che esce all'esterno. Tutte le radio che abbiamo in dotazione sono dotate di GPS, per cui ho una mappa che mi fornisce con costante aggiornamento la posizione delle persone che vanno fuori. E vado a pulire la torre americana, gli strumenti sulla torre americana oggi. Nel frattempo si è fatta ora di pranzo e incomincia ad avere una certa fame. Andiamo a vedere cosa sta preparando la nostra cuoca Elisa. Buongiorno Elisa! Oh, che cosa prepariamo oggi per pranzo? Oggi per pranzo preparo boudin. Boudin. Specialità francese. Oui. Con mela. Con mela. Peperoni, cipolle, tomato e pomodoro. Sì. E qui più tardi ravioli di carne. Pasta oggi allora. Pasta. Ale, sì. Ale. I hope everyone will like it. For sure. I mix Italian and French. Ah, very good. Thank you, Alberto. E questa è la nostra living room dove possiamo vedere i film, ci sono molti libri e dove anche mangiamo. E adesso è proprio l'ora di pranzo. E qui si parla il concordiano, ovviamente, più che mai, un mix di italiano, inglese, francese, però alla fine ci si riesce a capire. Beh, buon appetito. Grazie. Grazie. Ciao, mi chiamo Camille e sono la glaciologa from the Italian part. So here I check if I have precipitation. So this bench turn with the wind. So normally if we have precipitation we will have a lot here. And I check also these rings to see if we have a crystal on you. It's called the ROR. And if I have, I can check this bench too, it's fixed. And I take the picture of the crystals because they are really different every day. And I have also these two tablets. You cannot see them because they are with the snow on it. But it's also for the precipitation, so I check every day. I check if I have on the tablet and I check the other tablet and I check the depth of the snow. And normally every 2 days I took a sample of superficial snow. Oggi vado a prendere la neve per produrre l'acqua nella base. Sì, perché qui di acqua ce n'è tanta, ma è tutta allo stato solido. Ghiaccio a meno 55 gradi. Quindi c'è tutto un
meccanismo per prendere ghiaccio pulito, trasformarlo in acqua, che poi noi berremo, poi ci laveremo, la ricicleremo cercando di consumarne il meno possibile. Ogni quanto portavi il ghiaccio? Adesso una quindicina di giorni più o meno. Durante l'estate quasi tutti i giorni. Ah. Questo è l'unico mezzo che possiamo utilizzare durante l'inverno e lo possiamo utilizzare fino a una temperatura di circa meno 85, 80-85 gradi. Sono state fatte delle modifiche specialmente sui pistoni idraulici. Sui tubi idraulici ci sono delle resistenze che li tengono riscaldati sempre, in modo che non si rompano durante quando fa così freddo. Non abbiamo nessun mezzo meccanico da utilizzare durante l'inverno. L'unico è questo qua. Questo è un ambiente che mi piace molto perché è pieno di attrezzi, strumenti, utensili e il workshop. E in questo momento vediamo che c'è Bastian che sta preparando dei pannelli elettrici, sta riparandoli, è un'attività assai complessa che dura vari giorni. The gasoil panel on the power station. Ah, e adesso Bastian invece che cosa stai facendo? I'm electrician. And I'm working now on the UPS. A Concordia, soprattutto durante il periodo invernale, dobbiamo essere pronti a tutto. L'incendio, il fuoco, sono uno dei nostri principali nemici. Perché l'aria qui a Concordia è molto secca e la possibilità che un incendio divampi e distrugga anche la base è elevata. E se si distrugge questa casa, non abbiamo un'altra, perché fuori le condizioni sono estreme. E quindi noi abbiamo formato tra di noi una squadra di pompieri, ma anche una squadra per il soccorso all'esterno, il rescue team. E anche una squadra medica per intervenire in caso accadano degli incidenti, perché anche lì se qualcuno di noi si fa male abbiamo una dottoressa, un piccolo ospedale, poi non possiamo andare via, nessuno ci può venire a soccorrere, di fatto ce la dobbiamo cavare da soli e quindi la dottoressa ha formato alcuni di noi per poter farli da assistente. Insomma, dobbiamo essere autonomi, come diciamo qui noi, un keep autonome e complete. Ciao, sono Celas, sono elettronico della scienza. Mi occupo di progetti di astrofisica e di magnetismo. Quando sul Sole si verificano forti tempeste solari, verso la Terra può arrivare talmente tanta energia da riuscire a rompere le linee di forza del campo magnetico che ci protegge.
È allora che nelle zone polari si verificano quei fenomeni bellissimi chiamate aurore. Tanto belli quanto potenzialmente dannosi per le telecomunicazioni e i sistemi di posizionamento. Io ho l'onore di seguire due progetti qui a Concordia, che tra le altre cose cercano proprio di capire cosa accade nella ionosfera. Il radar superdarno dell'INAF, grande quanto vari campi di calcio, e l'osservatorio ionosferico degli NGV. Mi occupo poi del LIDAR, che studia le nubi stratosferiche. Seguo il progetto BSRN, che studia la radiazione solare. E mi occupo della meteorologia. Al pallone collego una piccola sonda radio che man mano che sale invia i dati alla stazione che è qui a terra, relativi a temperatura, pressione e altre grandezze significative per la meteorologia. E ora andiamo a vedere il laboratorio dell'Agenzia Spaziale Europea. E qui troviamo Stein. Ciao, sono Stein, sono il medico ricercatore dell'ESA. Sono qui per studiare come l'uomo cambia in ambiente così estremo. E perché proprio Concordia? Perché Concordia è molto simile come una base in un'altra pianeta. Stein ci sottopone tutta una serie di esperimenti e test. Come la misura del volume del sangue. Come cambia il volume del sangue in risposta alla carenza di ossigeno, all'ipossia. L'analisi del plasma e dell'ematocrito. Come cambia nel tempo la nostra percezione degli odori, dei sapori. Indossiamo dei dispositivi come cinture, orologi che monitorano tutta l'attività che svolgiamo durante il giorno e talvolta anche pressione nelle 24 ore. Assorbiamo ogni giorno un sacchetto di probiotico perché non essendoci altri batteri più o meno qui, così si può capire se questo produce un effetto positivo sullo stress. Come cambia la nostra creatività e la nostra capacità di concentrazione grazie al progetto Mindfulness, molto importante per i futuri viaggi spaziali e per gli astronauti. E durante la notte alle volte indossiamo una benda sulla nostra testa che registra tutte le nostre attività cerebrali, quante volte ci svegliamo, quando sogniamo. E c'è anche un progetto che studia come cambia il nostro atteggiamento sessuale. E talvolta le domande sono alquanto imbarazzanti. Effettivamente certe volte ci sentiamo un po' delle cavie, sì, ma per il bene della scienza lo facciamo molto volentieri. Soprattutto questo bel regalo, il probiotico da prendere ogni giorno e la pupù da restituirgli.